Eccoci qua di nuovo con la prima ora. Siamo tornati dopo. Forse l'ultimo gioco che abbiamo giocato è stato Ghost of Tsushima. E Mario, dall'altro, da questo punto di vista, è particolarmente, come dire, nel merito. Eccolo qui, sì, il nostro Mario. Sì, un sacco versato. Ciao, ciao. Che bello, almeno ci ritroviamo con una cosa diversa, più esatto, divertente. Cioè, con... parte già il dissing a Ghost of Tsushima, siccome non c'è stata abbastanza nelle scorse settimane sui social, davvero il panico più assurdo, a differenza dalla critica americana, no, è stato davvero un bel panico. Oggi in realtà è una live un pochino più corposa, perché... aspetta, cazzo, un pochino il mio microfono. È una live un po' più corposa principalmente per il fatto che... faremo dopo un commento per quanto riguarda lo state of play, un pre-show, e poi faremo un raid invece su multiplayer che seguirà la live in sé. Lo state of play di cui non ci aspettiamo particolarmente nulla, ma ne parleremo sicuramente meglio. Tu non ti aspetti nulla. Mario è un pochino più ottimista. Dall'altro, ragazzi, avvisatemi se ci sono livelli di audio sballati, se mi sentite troppo alto, troppo basso, cazzi e pari. Nel caso avvertitemi che modifico i livelli di audio, è sempre quello un po' il problema principale degli streaming. Ok, allora, io non ho fatto una partita a Fall Guys. Fall Guys è questo il gioco che è arrivato su PlayStation Plus, quindi sicuramente l'hanno scaricato in milioni. È un po' il gioco dell'estate dal mio punto di vista, per come... sì, secondo me abbasserei un po' il gioco e alzerei voi. Ok, abbassiamo un pochino il gioco. Ok, Mario secondo me è già alto, penso. Vediamo un po'. Io sono molto fiero del mio sfondo, in realtà. No, te sei perfetto. No, ho abbassato un pochino il gioco. Dicevo, arrivato su PlayStation Plus, Fall Guys, che è un gioco che strizza un po' l'occhio a quello che era Takeshi's Castle e Wipeout, che penso abbiate visto tutti da più piccoli o da più giovani. Quindi questi giochi, come li vogliamo chiamare, Mario, questi giochi, non lo so, giochi survival dal vivo, all'epoca non so nemmeno se avessero una categoria specifica, erano quelle robe in cui ammazziamoci e vediamo chi sopravvive. Esatto, quindi hai questi percorsi e chi è che arriva alla fine essenzialmente vince, solamente qui aggiungi la meccanica del Battle Royale, quindi di conseguenza sono tutti insieme e il primo che arriva vince tutto, quindi è un po' un mischione. Allora, tra l'altro, qui potrei fare la personalizzazione del personaggio, perdere tempo, ma non penso vi importi assolutamente nulla, quindi direi che possiamo iniziare a giocare. Aspetto da fare cancel, devo uscire a tornare al main menu e ti devo invitare, caro, sperando. Quindi io sto fermo adesso, non sto facendo okay, niente. Ok, ti invito. Ho tolto lo sfondo perché flickerava in una maniera terribile, quindi... Tra l'altro, giustamente, visto che recensiamo giochi, Mario risulta sempre offline, come è giusto che sia, quindi lo devo cercare. Mario... No, non penso, io sono sempre online, sbagliando, ma sono allora... sempre online. Aspetta. Com'è che ti hai Mario Petillo, no? Senza... Gottlieb 17. Gottlieb? Sì. Aspetta, ragazzi, questo momento di panico. Gottlieb 17. Ok. Aspetta, mazza quanti Gottlieb, ero convinto ce ne fossero. Si vede, ecco, in qua. Germania. Comunque, soprattutto guarda... Ok. Ti ho invitato, caro. Ma non sono quello. Gottlieb 17. Sì, ma non è invitato. Ma non era quel Gottlieb lì. Cioè, allora, livello 4, abbi pazienza, con tutta la roba che platino. Gottlieb, come cazzo si scrive Gottlieb? Con la G-O-T-T. Ah, vaffanculo. L-I. E come lo stai scrivendo, scusa? Con una T sola. No, era scontato. Certo, è tedesco. Aspetta, non sei tedesco. Ok, eccoti. Non sei siamo, non siamo amici, non siamo amici, mai detto. Ma ti giuro che sì, amici. Guarda là, Ok, comunque ti ho invitato. Dovrebbe arrivarti l'invito. È arrivato. Decido di non partecipare. Addirittura. Questo sfregio incredibile. Ci sono. Ok. Eccoci, che bello. Group menu. Ok, diciamo che va bene così e possiamo partire. Vediamo un po' se il matchmaking esplode come le scorse volte, che questi giorni, col fatto che è arrivato su PlayStation Plus, ha avuto un grande successo sia su Steam che... penso su Steam sicuramente, visto un po' come il gioco, o sicuramente su PS Plus, visto che insomma il gioco è quello che è come party game. Quindi insomma mi aspetto che... invece stranamente i server stavolta hanno retto e sono andati subito.
mi stupisce. Allora, io sono competitivo, cerchiamo di platinarlo, quindi capiamo quali sono i trofei da fare e li facciamo. Il trofeo da fare su un gioco del genere, altro non so, non so nemmeno i comandi dall'altro. Da quadrato sicuramente per saltare, l'analogico sicuramente per muoversi, oltre quello non so nulla. Vediamo. Ma un qual po'. È l'obiettivo? Cioè, che bisogna fare? Devi arrivare alla fine, devi arrivare alla fine, Mario. Arriva alla fine. Ah, va bene, allora ci sto, è facile, dai. Ma sono già primo. Guarda che devi saltare sempre, eh. Ah, sta roba. Allora, sono proprio a sbattere io. Con X salti e con quadrato ti fiondi a terra, tipo. Ok. Che delirio, no, incredibile. Ma tu dove sei? Ma tu chi sei innanzitutto? Sto dietro. Ah, oddio. Comunque ho già vagliato un trofeo, incredibile. Oddio. Come hai fatto? Non lo so, oddio. Aspetta, sto dietro. Ah, ma non si aprono tutte le porte. Esatto, capito? Devi andare addosso a quelle che potenzialmente sono corrette, capito? Questo è il discorso, mia, che delirio. Va bene, un disastro, guarda là. È bellissimo, fumo. Però. Cioè, allora, un quadrato di gente... fiondi. Ma questo è il mio inferno. Non so, allora, che cazzo fai, allora? È solamente X e... Porca puttana. Allora, aspetta. Madonna, sono all'inferno. Ma è bellissimo proprio... comunque. Eliminato, sono eliminato. Allora, cioè, adesso faccio spectate e vediamo... Tu sei riuscito ad arrivare? No, sono stato eliminato anch'io. Allora, si può giocare in due, però è una roba in due un po' stupida, nel senso che arrivi e se uno dei due va avanti, automaticamente sei un po' fottuto e guardi l'altro che sta giocando. Cioè, non c'è competizione, almeno non credo. Vabbè, però questa era l'inizio, abbiamo capito come funziona, secondo me adesso se ci impegniamo lo rifacciamo bene e vinciamo. Tra l'altro sono diversi minigame, non so se ho messo osserva la partita, adesso non possiamo più giocare, oppure no, oppure mi sa che lo guardiamo. No, a me dice waiting for players. No, mi sa che adesso nuovo match. Nuovo match, ok, ci sto. Ma immagina quanta gente proprio lo scarica su PlayStation Plus questo. Tipo tutte le famiglie, la gente che va durante l'estate. Sai, se è gratis, alla fine a caval gratis non si guarda nel PlayStation Plus, come dicevano quelli saggi. Però rispetto a tanti giochi via Splash, ma questo livello già lo vedo quanto è la morte civile. Oddio. Donna mia, aiuto, no! Mi puoi guardare la camera come esplode? No, vabbè, si capisce niente di sta roba adesso, un disastro totale. È bellissimo. Ma non è vero, ma con il X disastro non si salta, giusto. Scusa, io non salto. Con X salta e con un quadrato di fiondi verso fondi avanti. Sei uscito. Perché sono uscito? Sto andando così bene. Secondo me ti ha crashato. Non so, aspetta. Oddio. No, aspetta. Secondo me stiamo guardando. Oddio, che fail. Ho fatto finta di giocare e mi stavo guardando un altro giocatore giocare. Ecco, infatti mi sembrava un po' troppo su binari. Detto, no, soprattutto non saltava con X. No, perché allora normalmente salti con X. Quindi era waiting for players, tarocco, che guardavi la schermata del giocatore altrui, cioè l'altro giocatore, anche mentre aspettava il matchmaking. Bellissimo. Stati ingannati, va bene così, sì, no? Sì, dall'altro fail incredibile ha fatto, ovviamente, cioè, stavo convintissimo giocando, tipo, però vedevo che era un po' troppo su binari, tipo come se qualcuno stesse giocando al posto mio. E in effetti... Però ti dico, non è malvagio. Allora, a questo inizio molto alla PlayerUnknown, che fa del tipo, ok, tutti quanti qui dentro e adesso ammazzatevi tra di voi. Però alla fine è divertente, è una cosa semplice, sono proprio sembrano quasi dei gommini che saltellano in maniera molto spensierata, con una roba facilissima. T'hanno creato un gioco che secondo me andrà almeno un mese, se non anche due. Io ho letto Connection to Serie, sapevo che sarebbe morto prima o poi. Ok, riproviamo a fare matchmaking, purtroppo iniziando è quello che è. E dicevo, no, ho detto, il gioco funziona, solamente ho letto su un po' di recensioni, ho visto un pochino di pezzi, e tutti un po' criticano il fatto che è un po' una promessa per il futuro, nel senso che se funziona, bene, è tutto a posto. Invece se non arricchiscono nulla, se non mettono nulla a livello di modalità, nuovi minigame, eccetera, eccetera, può essere un po' ripetitivo sul lungo periodo. Incomincia a stancare. A tutti gli effetti, un game as a service. Esatto, quindi deve basarsi su quello, deve riuscire a proporre delle cose andando avanti. Cioè, per carità, potrebbero anche fare, sai che qualche giorno fa con Filippo parlavamo di Crash Bash, ci siamo ricordati di quanto era incredibilmente pazzesco come party game e come fosse
avanti per l'epoca PlayStation, nonostante fosse comunque successivo a Mario Party, potrebbe diventare una cosa di quel tipo lì. Sì, esatto. Tra l'altro mi sta dando problemi in qualche modo. Che cosa vuol dire check the settings, maledetto? Cosa, qual è il problema? Io sono un'altra volta caduto di server. Mamma mia, il fatto che sono su PlayStation Plus è un dramma. Vediamo un po'. Tra l'altro questo è tutto il menu di progressione. Cioè, in priori hai un pass stagionale che, in cui puoi ottenere tutto gratuitamente. Non penso ci siano microtransazioni, non sono sicuro di questo, ma non penso ci siano. Sicuramente ci saranno in futuro. Corone, le corone che sono a fianco ai kudos. Sì, quella è palesemente microtransazione, secondo me, sì. Chiaramente quello. Speriamo che adesso vada. Speriamo Dio. Adesso vado un attimo su Twitter se per sbaglio è cascato tutto. Sono carico per vincere. E che il gioco aveva capito che avevamo capito come si gioca. E quindi ha lavorato di contrasto e ha evitato che continuassimo a giocare. Questi devono fare una partita, non devono capirci niente e se ne devono andare. Magari ogni mesetto aggiungere qualche livello sfida nuova, perché comunque promette bene. Promette sicuramente bene, e secondo me anche a livello di offerta. Dato questo viene venduto a 20 euro su Steam, su PlayStation Store uguale, solamente che su PlayStation Plus lo è gratuitamente. Però sì, effettivamente, da quanto hanno detto in molti, non vale che 20 euro spesi. Su PlayStation Plus ha un senso diverso. Niente, comunque secondo me avrà problemi. Hanno problemi loro, evidentemente. Mi sembra chiaro. Io continuerei a provare. Ma vediamo un po' se. Sapevo che c'era questa eventualità, non sono totalmente sprovveduto. E comunque i server ci hanno problemi da diverso tempo. Eh no, ok, ci siamo. Abbiamo agganciato una partita. Alla grande, andiamo. Quindi no, dicevo, molte persone dicono che non valgono i soldi, però alla fine, vedi, è sempre lo stesso minigame, cioè tendono a ripetersi minigame e di conseguenza per un lungo periodo un po' può stancare. Beh, sono onesto, Simone, 20 euro non gliel'avrei mai dati, però già tipo 4,99 sì. Esatto, allora, una roba tipo 10-5 euro per questo, considerando quello che ho letto e lo stato attuale del gioco... Forse non gli avrei dati 20 euro, però 5-10 euro sì, concordo. Sì, più che altro perché, ecco, adesso siamo stati sfortunati perché abbiamo trovato, cioè la seconda volta che troviamo il minigioco che abbiamo fatto prima. Ma ho letto che comunque, cioè, le modalità sono molto limitate, quindi non mi aspetterei di trovare. Tra l'altro, guarda, la cosa carina è che le porte che si... Guarda te che pezzo. No, oddio, sono qua. Sono fatto, oddio. Mamma mia, incredibile. Dicevo, il gioco è divertente, però se ha le stesse modalità sempre, può incominciare a essere un pochino... però sei dei pezzi di merda, Davvero dei pezzi di merda. Guardali come mi stanno... Madonna, ma che accumulo di gente che c'è qua, dai! Una gangbang incredibile addosso, ma come proprio. Facciamo a passare da sta roba? Vabbè, io sarò tipo ultimissimo qua. Che macello. Dio, forse ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, incredibile. No, io no, caspita. Ok, adesso mi guarderai mentre vinco. Vabbè, dai, farò il tifo per te. Però due volte proprio. Non so che trofeo ho preso, ma l'ho preso. Aspetta, io non ho visto la chat. Amico di Mario, però tu sembri... Io sono l'amico di Mario. Amico di Mario. tra l'altro è proprio l'appellativo. Allora, Valevitis, non so se anche te sei amico di Mario, però ti giuro su Dio che questa è la prima volta che gioco a questo... Gioco è vero, Valevitis si è allenato tutta la notte. Sì, scritto, proprio. Stanotte alle 3 mi ha mandato un messaggio che fa: guarda che domani sera ti sfondo a Fall Guys, non mi ricordo. Tant'è che il mio PG è quello di default, proprio per capire quanto abbia giocato al gioco. Io ho cambiato solo il cazzo colore. Che cazzo è sta roba? Ah beh, questo dai è divertente, devi premere R2 per prendere uno di questi paletti e poi boh, non so che cosa devi fare. Ah, è tipo prendi la bandiera, penso, non lo so. Ah, ok, ci può stare, vai, vediamo un po'. Oddio, vola. Oddio, ma come ci si arriva lì? Come cazzo lo prendo sta roba, oh? Con R2. Non la prende. Ma che cazzo? Secondo me devi tenere premuto.
non ci arriva. Sto capendo un cazzo, secondo me. Ah, no, la coda, la coda. Devi la coda culo, di quella gente lì. L'ho preso. Oddio, corre, corre. Mamma mia, che delirio. No, te l'hanno fregata. Sei un pezzo di merda, Sector. No, Jector 2. C'è Jector 2, devi morire. Guardati, guardalo. Guardalo come va. Ma poi dove la devi portare? Scappa. Ah, no, è semplicemente proprio a chi ce n'è di più. Oh, l'ho presa, non l'ha presa anche lui. Guardalo, vaffanculo. Ma tu di che colore sei? Cioè, qual è la tua squadra? Non capisco. Chi sei? Cosa vuoi? Dove vai? Non lo so, è tipo tutti contro tutti sta roba. Però la musichetta è bella. È bellissima. Guardalo, poi come mi fanno male, proprio con cattiveria. Non l'ho presa, I gialli ne hanno una sola e secondo me tra un po' se ne vanno. Se sei dei gialli, sei bello andato. No, ne abbiamo quattro, Porca Madonna, l'hai preso in faccia. Che dolore. Che dolore. Guardalo. No, però questa roba mi ha visto fare. Guarda quel rosso, prendilo. Eccolo, l'ho presa. No, vai. No, l'ho presa. L'ho perso. Guarda questo che arriva. Dio santo. Mamma mia, che delirio comunque. È proprio una follia. Oddio. Vai. No, vai, vabbè, sei stato investito. Eccolo, guardalo. Però sono dei maledetti loro che fanno bordello e la prendono 20.000 volte dopo che l'ho presa io. Vabbè, infami. Spile tutti quanti quella roba là. Occhio che sta finendo, fine. Vabbè. Questa era complessa, questa l'ho sofferta, ammetto di averla sofferta questa qui. Sono proprio una roba complessa. Però secondo me ci stava, divertente, quindi dai, qualcosina di diverso l'hanno messo, alla fine ci può stare così, non è solo... Sì, vediamo, è sul lungo periodo che devi vedere un po' se le modalità reggono, però magari fammi uscire dalla partita, maledetto, non fai fare... Non vedere, poi potevi vincere così capivamo cosa c'era poi come terzo round, ma adesso vinciamo... Il terzo round è Slime Climb, che sarà tipo un percorso in salita... Adesso lo fanno vedere, infatti... dai, bello, è già un po' più incasinato. Sì, è proprio... Sembra più che altro quelle prove che fa ogni tanto Bonolis a Ciao Darwin. Secondo me quelle è un po' quello. Allora, aspetta, tanto fammi uscire dalla partita. Facciamo ok. Io sono giallissimo, lo so che ero giallissimo. Solamente che non avevo capito cosa intendesse Mario prima. No. Poi dopo ho capito che chi aveva più bandiere sarebbe... Cioè, chi aveva meno bandiere sarebbe stato eliminato. Madonna, guarda, questo è un macello. Cioè, se arriviamo a farlo non ne usciamo vivi, Tra l'altro esci fuori dalla partita e mi rimetterò, ok? Quando sul lobby, ma... Ah, ok. Mi ero incantato non a questo. Posso prevaricare la tua volontà, caro. Comunque sono a 30 di 160 nel progresso. Non so che cosa me ne faccio, ma ci tengo. È tipo il pass... Allora... Io sono la cosa più lontana del mondo da... Ma non lo dico per snobismo, proprio perché è un dato di fatto. Non ho mai giocato Fortnite, quindi giochi un pass stagionale, ok? Quindi non so minimamente come funzionino nel dettaglio, però penso sia la stessa cosa. Cioè, semplicemente hai un pass stagionale gratuito e completando l'esperienza sblocchi gli oggetti estetici. Questa è nuova. Questa muori, secondo me, che è una meraviglia. Non so se hai visto com'è. Una domanda importantissima da Kakaimo Cazzo che chiede: vivresti nel mondo di Fall Guys o nell'inferno di Devil May Cry? Ti dico la verità, Kakami, per me Fall Guys è un po' un inferno, perché tutta sta gente ammassata mi dà veramente fastidio. Poi Mario, considerando proprio... Io proprio odio. Panico. No, sono morto. No, dai. No, ma c'è respawn. C'è respawn. Allora mi lascio vedere. Va bene, ok, a posto. No, vabbè, ma cado di nuovo, non serve a niente. Guarda la gente che muore comunque, incredibile la quantità. E vabbè, ma come si fa qua? Devo saltellare all'infinito fino sperando di... Ah, ma perché si riaddrizzano, ok. C'è la fisica. Sennò come facevo? Superato il pezzo. Però, ma era una serie di pezzi di merda. Fate scendere sta. Oh, niente, sono bloccato qui. Oh, però, vabbè, è un'infamia. Anch'io sono bloccato adesso. Come si adesso arriva? Adesso giro. Là? No, vabbè, sono caduto in una maniera terribile. Però l'altra parte adesso è sbloccata. No, vabbè.
No, vabbè, dovete. No, vabbè, guarda, gli sti infami. No, è incredibile. È incredibile. Sti maledetti infami. Sai che però camminando riesce a recuperare. È incredibile. La seconda volta ho fatto il giro. L'MLM piano piano. E... Clippate, ragazzi. Clippate per favore questo momento in cui ho fatto quattro volte il giro e per quattro volte ho. E vabbè, però mannaggia la puttana. Ho fatto quattro volte il giro e per quattro volte non ho beccato il momento corretto. Io ovviamente non sto guardando cosa stai facendo tu, sono andato per la mia considera strada, ho fatto due o tre volte il giro e per due o tre volte ho trovato la posizione sbagliata del coso. Oh, ma cioè in 11 sono arrivati alla fine, ma che caspita, sta gente vola. Ci sono, no! No, tu ci sei? C'ero quasi. Ma comunque sta roba è. No, madonna, sono caduto l'ultimo. Chi ha fatto il design di questa roba è proprio mefistofelico. Cioè, il designer di questa modalità è proprio uno che la notte dice: come li faccio a bestemmiare? Come faccio a bestemmiare le persone? Proprio che Miyazaki proprio. Sì, gli fa una pipa. Confronto From Software. No, non ci voglio credere, ero arrivato. Ci sono. Via, cioè, l'ho rifatta via. Tre volte sta parte finale, maledizione. No, vabbè, basta. Ci rinuncio, io mi ritiro. Basta. Rage quit. No, ma c'è ancora una possibilità, perché sono arrivati solo in 27, quindi io posso farcela, niente. Oh, guarda che forse ho trovato un modo per fottere un po' la fisica, eh. Saltino, quadrato per fiondarti. Ah, ci può stare, va bene. Però io continuo ad avere problemi qui. Però che qui è tutto un po' più. Vabbè, però mannaggia la puttana. Ci sono, guarda. Ci sono! Non ci sono! Stavo passando il traguardo, non ci credo, no! No, comunque c'è sta rabbia malefica. Perché poi dall'altro. Cioè, qui potevo. Cioè, non so chi se l'avete fatta una clip, ma spero che l'abbiate fatta. Perché questo pezzo è totalmente. Sai, per me è stata tipo, non lo so, la follia. Ho fatto quattro volte il giro e per quattro volte ho beccato, forse pure cinque, ho beccato la. Come vuoi chiamarlo? Il rullo troppo alto. E poi un'altra volta c'era questo dislivello di 5 centimetri che non potevo superare. E proprio lì è proprio la morte civile. Aspetta, che dobbiamo un'altra volta uscire dalla partita, se no non possiamo giocare. Sì, dai. Caspita, però ero arrivato veramente al traguardo all'ultimo. Sono stato veramente un fesso. Vabbè, comunque stiamo capendo come funzionano queste cose. Tra un po' li riusciremo a masterizzare tutti. Sì, proprio. Play hard to master. Comunque ho letto sul pezzo di pettine su multiplayer che ha fatto la recensione. Aspetta che un attimo. Oh madonna, fammi uscire. Cos'è sta roba delle uova? Devi prendere le uova e metterle nelle cesta. Vedi? Le cesta lì in fondo. È terribile, terribile. Ma è quello che ho mai detto. E dicevo, quindi leggevo sul pezzo di pettine che questo gioco per platinarlo potrebbe essere uno dei giochi più complessi da platinare di sempre, perché ha un trofeo che si chiama, non lo so come si chiama, però richiede di fare 5 vittorie consecutive. Come cazzo fai? Allora, vediamo un po' i trofei. Vabbè, raggiungi il livello 40 di fama e ci può stare. Arriva primo in una gara, questo è infattibile. No, ma allora il primo in una gara ce la puoi fare, perché una volta prima o poi ce la vincerai. Sì, però c'è il trofeo infallibile, vinci 5 episodi di fila. 5 episodi saranno 5. Ah no, forse episodi intende. Se vinci una gara è una gara normale, se vinci l'episodio mi sai tutto insieme. Ah vabbè, follia totale. Cioè 5 episodi di fila vuol dire che c'è, non so se è Dio in questo gioco, è shit. Giro senza essere mai colpito, dai, abbi pazienza, ma che cos'è sta roba? Sekiro probabilmente è più semplice di quel trofeo. Probabile, sì. Vabbè, adesso impegniamoci, io li lascio andare avanti, poi quando trovano la porta mi infilo. Così nessuno rompe le scatole. Tra l'altro queste robe hanno queste animazioni di ragdoll totalmente senza senso. Tipo che se cascano è un blob. Uissa. Guarda che vince la strategia dello stare un po' defilato e piano piano vedere qual è la porta che si apre, eh?
15 addirittura. E poi arriva, poi arrivano tutti i maledetti. Poi è bellissimo come abbia totalmente evitato la porta che era incasinata. E non so, ho fatto la strategia della vita lì. Attenzione, perché io mi qualifico come quarto. Mamma mia, campione del mondo! Te l'ho detto che qui basta solo capire come funzionano le cose. Mi sono messo a saltellare in testa agli altri. Sono stato eliminato di uno. No, grandissimo, sono nella top 20. 41esimo. Non ce la farete mai. Grazie Marevitis per questo incoraggiamento incredibile. E adesso ti godrai questa mia grande vittoria al prossimo stage. Che bello. Sono un sacco emozionato, è un sacco bello essere tra il 20% di chi ce l'ha fatta. Cioè i primi 20... statistiche di sopravvivenza. Non lo so che cazzo, come si adesso, dice essere tra quel 20%. Adesso ti vedo, spero che il gioco di default mi metta con la tua telecamera. Sì, io guardavo sempre te quando... Ah, ok, perfetto, ok, adesso ti osserviamo allora. Allora, sta roba qua, quindi come funziona, non ho capito niente. No, tu non sei Killer Ed però, aspetta. No. Gottlieb, eccoli qua. Sì. Ma che caspita è sta? Ah. Questo è esattamente Wipeout, dai. Questo è Wipeout. Questo è Wipeout. Ce l'ho. Ma sei il culo comunque, Mario, non so come tu abbia fatto questa roba, Guarda come mi infilo nei pertugi. Che devale, no, è vero, incredibile. Non ce n'è per nessuno, sono fortissimo, guardami. Guarda, se vinci sta partita, Mario, ti offro una pizza appena salga a Milano. Io te lo dico. Beh, Dominos subito, guarda come vado. Dominos te l'ho già detto che prima o poi avremmo mangiato insieme. Se no, se la vinci, ti giuro te la offro io la pizza. Allora, quadrato. Ok, madonna, peccato. Peccato, stavo andando benissimo. Ah, beh, ce l'hai fatta. Super, velocemente, ce l'hai fatta, sta, corri. Grandissimo. Peccato, potevo arrivare molto prima. Però ho sbagliato sta roba. Mario, non ti ho visto nemmeno per un istante così contento mentre giocavi con sto Tsushima. La pizza di Domino's com'è? Allora, io penso una volta ho assaggiato la pizza di Domino's all'estero in Inghilterra e faceva cagare. Però Mario mi assicura che in Italia è meglio. Sì, in Italia è tutta un'altra roba. All'estero non c'è un posto dove sia commestibile. Io addirittura a Los Angeles l'ultima volta l'ho lasciata. Ed è una cosa molto grave per me lasciare una pizza di Domino's. Dai, sono carichissimo per il terzo round. Il terzo round è lo stesso di prima. Cattura la... la coda. Va bene. Ah, devi avere la coda quando il timer finisce. Vabbè, è infattibile, però abbi pazienza. Cioè, non si può fare sta roba. Va bene, ok. Guarda poi quel coso quanto gira veloce. Infatti immaginavo, bam! Non mi prenderete mai. Allora, Gottlieb, eccoli qua. Lasciatemi stare, non mi toccate, via. Vabbè, devo durare un minuto e qualche secondo senza che nessuno mi tocchi. Mamma mia, quanto... Secondo me fai prima a farti colpire. Bravo, no cazzo, però non fate avvicinare agli altri. Guarda che farti colpire in quel modo potrebbe essere una soluzione. Bellissimo. No, ma io adesso mi faccio il mio giretto tranquillo, guarda, salgo sulle mie cose. Quasi quasi osservo il mondo da quassù. Comunque questo è palesemente il gioco dell'estate, questa roba qui, cioè, mi sembra conclamata questa affermazione. Cioè, faccio il mio giretto, guarda, nessuno mi rompe le scatole. Che poi Devolver, allora, io non ho visto, stupidamente non l'ho visto, in realtà ho visto l'inizio. Non ho visto il direct di Devolver delle 3, cioè delle 3. Quello che sarebbe dovuto essere, cioè delle 3, invece hanno fatto a luglio. No, non l'ho visto nemmeno io, in verità. Peccato, perché poi in realtà loro sono sempre molto bravi. Hanno pure questa sorta di lore, sceneggiatura dietro le conferenze, no? Non so che... non l'ho vista. Però comunque non mi sembra che Devolver l'abbia spinto troppo. Però comunque alla fine c'è questa roba qui. È strano che... Perché comunque rende, secondo me, eh? Oh, mancano 5 secondi. Forse ce l'ho fatta. Se nessuno rompe le scatole adesso, dal è finita. E vado avanti anche qui. Vabbè, questo è facilissimo, abbi pazienza, certo. Questo sì, rispetto agli altri. Dicevo, rispetto... Non fare niente.
Sì, non hanno pubblicizzato troppo, però alla fine comunque è un gioco che non ha forse necessità particolare di essere pubblicizzato. Poi siamo rimasti in 14. Mamma mia, gli ultimi i 14 proprio del... Ma guarda, cioè, proprio con... in tutta la loro gloria. Bellissimo, sì. Sono gasatissimo. Dicevo, questo col fatto che andava su PlayStation Plus era scontato che avesse il boom, non serviva nemmeno tanto comunicarlo. Full Ball sarà tipo una roba come Rocket League, da quanto ho capito. Quindi devi mandare la palla all'altra parte del... Tra l'altro ci sono due palle, non ho capito, c'è questa roba. Sì, infatti, 7 contro 7. Ma poi perché sono tra i blu adesso? Prima ero giallo, che significa sta? Dai, combatti Mario, combatti! Guarda, puoi fiondarti sempre, eh? Ma ci sono dei tasti? No. Quadrato, ti fiondi, X salti. È solo questo, so. No, cazzo, gli hanno fatto gol. Vai, attacca Mario, attacca. Ma se non ci sta nessuno in difesa, è ovvio che fanno gol. Ma non funziona così, bisogna difendere. Qualcuno in porta, chiamate un portiere. Dov'è Filippo? Vai, ce l'avete fatta. Ok, andata. Caduchissima la palla io, però. Tra l'altro, con questi urletti... Posso competere proprio con i peggiori streamer del mondo. Proprio salutiamo tutti gli spettatori di Lega Nerd che apprezzano la mia voce, i miei urletti, i miei acuti, perché sono sicuro che ci saranno in questa live. Ma io non ho capito, cioè, eh sì, sono il blu, quindi stiamo vincendo. Allora, le palle penso siano indifferenti. Spostala, corri! Lui campione del mondo comunque. L'ha saltata in una maniera incredibile. Mamma mia. Grandissimo Cannavaro. Dai, Cannavaro che giustamente è in difesa, non c'è nessun portiere, mi sembra sensato. Vai, attacca, adesso è giusto il momento. Andiamola a vincere. Comunque è un delirio questo gioco, questo è un platino errore... proprio sicuro, guarda. Sì, vinci le 5 partite consecutive, poi guarda se ci riesci. Ma già ho vinto la prima, vai tranquillo. Che gufata incredibile, guarda quanti gol fanno adesso. Adesso fanno un gol magnifico. Fanno un buccio di culo in proporzione, esatto. Oh, non riusciamo a chiuderla, non riusciamo a fare questo terzo gol, dai, un po' di impegno, maledizione. No, dai, guarda come sto lottando. 3-1, vai, chiudiamola, facciamo anche il 4. Dai, ce l'ho, passatemela in mezzo. No, niente. Sì, vabbè, dai, 3-1 a 25 secondi dalla fine, forse ce l'avete fatta, però non sarei così fiducioso perché comunque ci sono due palle in gioco e se per caso fate una cazzata... E la seconda non ci stiamo proprio preoccupando, eccolo tutto. Lì, 4-1, incredibile. Mamma mia, Luca Toni. Il fenomeno. Abbiamo subito il 4-2 ma non fa niente, tanto oramai è stravinta. Comunque Valevitis dice che lui voleva assaggiare la pizza di Domino's perché gli ispira. Quindi... a Milano, la prossima volta tutti quanti ospiti e facciamo una grande pizzata di Domino's. Esatto, associamoci a Mario. Tra l'altro salutiamo il nostro carissimo amico Tommaso Stio che insieme a Mario fa questa crociata per mandarmi da Domino's e provare la pizza italiana dai Domino's. Tanto Domino's è un po' come McDonald's, no? Cioè, che i fast food all'estero funzionano peggio perché hanno meno concorrenza diversa rispetto al cibo italiano. Tutti gli ospiti dell'amico di Mario. No, guarda, io sono a Roma e penso che Mario sarà venuto a Roma giusto per quell'evento di Oppo, mi sembra, una vita fa. Quando cazzo vieni a Roma, se no? Due anni fa. No, un anno fa, un che anno cazzo fa. No, era un anno fa. Nemmeno un anno fa. Poi... Poi ragioni sul fatto che il Covid non c'era al tempo e quindi a quel punto... No, devo rimanere sui cosi... È proprio last one standing, terribile! Mamma mia, comunque, che follia! Concentrazione, è bellissimo comunque, incredibile! È tipo il primo che... quello che rimane più in alto... Evidentemente, vai, continua! No! Mi hanno colpito! Ah, mi sa che se raggiungi il fondo. No, non devo raggiungere il fondo. No, se raggiungi il fondo viene eliminato. Ah. No, ti ha detto benissimo che... Non so come chiamarla, diciamo... La collisione per il salto della pedana te l'ha data in ritardo e hai fatto quel saltino. Non so se probabilmente... Guarda come sta andando. Cioè, sono rimasto da solo in questo livello. Sono guarda, andato benissimo. Guarda, se hai vinto, Mario, per te quanto è vero, Dio. Guarda che sono un campione mondiale a questo gioco. Guarda come sta andando.
Ma quando è che vengono eliminati? Dai, due sono stati eliminati. Ne restano quattro. Quindi oltre me ce ne sono altri tre ancora. Sto salendo tutti in corsa, tipo il perimetro della pedana. È finita, adesso devo per forza cadere, purtroppo. Madonna, perché in Porca effetti poi gli altri hanno liberato tutto. Comunque è bellissimo che stavano arrivando le pedane. E tu ti ha detto un bucio di culo incredibile che non so, penso per latenza, la collisione. No, non ci voglio credere. No, non ci voglio credere. Che fail. Che fail. Però tra gli ultimi tre, Mario, kudos, tra gli ultimi tre, complimenti. Peccato, peccato, ho sbagliato l'ultimo salto, caspita. Salutiamo Marcunz che ha vinto per bucio di culo, maledetto. Maledetto, lo odio. Secondo me eravamo ti rimasti odio, per lui. Ti odio, Marcunz. Comunque, vabbè, allora, c'è effettivamente una componente di culo in questo gioco. Mi sembra abbastanza evidente. Azzarderei a dire. Però level up. Level up e non so cosa ho sbloccato, onestamente. Basta, sono delusissimo. Facciamone un'altra subito. Adesso devo vincere di nuovo. Tipo droga. Basta. Sì, sì. Maledizione, incredibile. Ok, vai. Ready. È come quando al fantacalcio arrivi secondo. Mario mi sembri leggermente competitivo. Io direi agonista più che competitivo. Giusto un pelo. Un pelo agonista. Tra l'altro ho fatto l'errore di non mettere nemmeno una luce davanti alla webcam, quindi adesso sto perdendo piano piano colore. Se ti faccio vedere il faretto improvvisato che utilizzo, ti metti a ridere. È tipo una lampada LED che utilizzo per studiare, l'ho messa leggermente vabbè, più lontano. Sì, ci sta. Così c'è. Ma anche io ne ho un sacco tra lampade e cose, c'ho anche il light ring, il ring light, come caspita, è l'ordine delle parole. Però vabbè, non ci ho pensato, ho fatto tardi. Lord Ring, Ring of Lord, Lord of Ring. Questo è anche molto cattivo, secondo me. Cattivissimo, alla fine la ventola secondo me ci spara proprio lontanissimo. Anche per questo penso ci sia respawn. Mi sa che per tutti c'è respawn. È solo che prima che arriva che viene, cioè solamente in base a... porca troia, ha fatto la minchiata, io non l'ho visto, cazzo. Sì, perché non ve l'aspettavate da dietro. Vi ho visti che veniva. No, non era da dietro, era avanti, solamente non l'ho visto. Ah, caspita. Mazza, che culo. Che no, culo. Non ci voglio credere, c'era il gradino. Però così se ne un po' degli infami, maledetti, Ma che cazzo, come si salta? Ah, c'è il gradino, vaffanculo. Sì, anch'io sono rimasto fesso, sì. Beh, cattivissimo comunque, eh. Vabbè, come cattivissimo Wipeout e simili. Madonna, che botta che ho preso! No, mi si è disconnesso il controller! Attimi di panico. Santa Madonna. Mazza, che culo! Non sai il culo, Mario, non hai idea del... No, vabbè, sono coglioni però. No, non lo so, maledizione! Poi mi ha fatto... vabbè, però sono stronzo, sono proprio stronzo, evidentemente, cioè, non ci spiega. Dai, stavo andando benissimo, e invece ho preso in... Però mannaggia la troia! È andato con... Mannaggia! Vabbè, però guarda, ho proprio i fail più incredibili. Ok, ci siamo, adesso ci siamo. Yes! Siamo arrivati. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta? Sei qualificato? Sono qualificato, sì. Io no, purtroppo il controller mi ha tradito all'ultimo. Guarda, io ho avuto culo perché... perché a un certo punto una botta di... non so come chiamarli, questi... Non so se delle pale... non so come... Dei bastoni di plastica mi ha... Sì. Mi ha mandato tipo avanti non so quanto rispetto al percorso. Dai, ce l'ho fatta anch'io, sono arrivato 40esimo. Cioè, nonostante il controller scaricato, sono dovuto andare lì a ricaricarlo, a prenderne un altro, sono comunque arrivato tra i qualifici. Vabbè, ma detto, ormai siamo un pro player, è chiaro, Mario. Sì, ormai non c'è niente da fare, sono arrivato secondo prima, tutti quanti mi temeranno qui, diranno, caspita, questo è quello che è arrivato secondo prima, stiamo attenti. Devo accendere la luce però, perché sennò divento sempre più...
Una fotografia scura, Mario, è tutto studiato, è artistico, è Sì, è molto artistico. artistico. Adesso passo al Esatto. giallo che dà ancora Esatto. più Con i fascino, sì. Che paretti. bello. Se ci fosse il verde, ti smetto quando voglio, Sidney Sibilia sarebbe contentissimo. Vabbè, però quello è tutto color correction, però niente, Vabbè. non pensi siano luci. Tolgo No, no, per carità. non penso, quello è tutto color correction. Sì. Pure pesante, quella roba lì l'ho vista, cioè simile, per esempio in Kong Skull Island, che ha una cosa color correction super aggressiva, L'ho in visto, Godzilla no? 2, Ah. che è super uguale, cioè che ha quella color correction super aggressiva, che così fa è Sì. vistosissima, nella fotografia di Diggins per Blade Runner, e in Mad Max, che è la cosa più scontata, Sì, giusto. quella color correction proprio così, così aggressiva. Poi non c'entra un cazzo con Smetto quando voglia, però da quel punto di vista sì. Comunque, mentre tu parli Di di color cinema. correction, io sto sbloccando un sacco di trofei, eh. Comunque, incredibilmente sono